Salve amici, ben ritrovati nel nostro canale Dolce e Buono. Oggi prepareremo insieme i panzerotti fritti. Allora, ci occorrono 100 g di acqua frizzante, 100 g di latte intero a temperatura ambiente, mezzo cubetto di lievito di birra, 10 g di zucchero semolato, 400 g di farina zero, 30 g di olio extravergine di oliva e sale fino quanto basta. Vediamo un poco come prepararli. Iniziamo a sciogliere il lievito, mettiamo nella ciotola l'acqua e il latte e poi il lievito e iniziamo a scioglierlo. Adesso aggiungiamo l'olio, lo zucchero, il sale e la farina. Iniziamo ad impastare. Lavoriamo l'impasto per 4-5 minuti. Una volta che abbiamo finito di impastare, copriamo l'impasto con un panno e lo facciamo riposare per circa 2 ore. Prendiamo l'impasto ormai lievitato e lo poniamo su un piano da lavoro. Iniziamo a stendere la pasta. Dopo aver formato dei cerchi con un coppapasta oppure con un coltello, iniziamo a farcire il nostro panzerotto. Possiamo mettere della mozzarella con un po' di pepe, mozzarella e pomodoro, come più vi piace. Una volta riempito, lo chiudiamo su se stesso. Ecco a voi i nostri panzerotti fritti. Se vi è piaciuta la ricetta, iscrivetevi al canale. Alla prossima ricetta. Ciao!